Prosegue la bagarre in Consiglio Comunale per quanto concerne la tassa di soggiorno. Lei, consigliere Testa, è arrivato a chiedere proprio questa mattina le dimissioni dell'assessore Cuzzi. Perché? È inaccettabile presentare una delibera del genere senza aver redatto preventivamente un piano marketing dettagliato, ossia la città di Pescara non sa come verranno utilizzati questi soldi una volta introitati. Avete presentato tra l'altro centinaia di emendamenti come opposizione. Centinaia di emendamenti proprio per far capire che non sono emendamenti ostruzionistici, ma sono emendamenti per far capire all'assessore che questo non è il verso in cui bisogna andare. Assessore Cuzzi, bagarre questa mattina in Consiglio Comunale, all'ordine del giorno questa tassa di soggiorno e le opposizioni, in particolare il consigliere dell'NCD Guerino Testa, ha chiesto le sue dimissioni. Ma su questo aspetto c'è molta demagogia. La tassa di soggiorno è intesa da questa amministrazione come un contributo di scopo per rilanciare la vocazione attrattiva turistica della città. Per fare queste cose ci vogliono delle risorse. Noi abbiamo avviato da oltre un anno un percorso di condivisione con tutte le associazioni di categoria e con la DMC del Piacere. Siamo l'unica città in Italia che ha collegato a questo contributo di scopo che pagheranno i turisti e non i pescaresi un piano marketing, quindi una visione industriale del turismo, passando dal fai da te degli ultimi 20 anni a una programmazione scientifica. Questo servirà a Pescara per rilanciare le proprie potenzialità e soprattutto la somma di questi contributi servirà a far portare tante risorse al territorio e quindi a riattivare un'economia pescarese. E allora perché?